You're beautiful, that's for sure. You never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I will never change. And of my love is rare. And of my love is true. I'm like a bird, I fly away. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. And maybe all I need from you is I'm like a bird, only fly away. I don't know where my home is. I don't know where my soul is. Il vento freddo sulla mia pelle, pensieri che volano via. Sento quel suono che non fa rumore, quel profumo che non lascia scia, e più cerco di afferrarlo, e più sfugge via. I'm like a bird, only fly away, so late. I don't know where my home is. And maybe all I need from you is I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my home is. I don't know where my soul is. È come assaggiare un ricordo che viene dal nulla. Anche se non so verso dove sto volando, continuo ad andare sperando di trovare casa. I'm like a bird, only fly away. I don't know where my home is. I don't know where my soul is. And baby, all I need from you is I'm like a bird. And I'm like a questi ragazzi sono veramente forti, Li ringrazio tantissimo, perché non solo negli incontri nei video, ma anche negli incontri dal vivo che facciamo in giro per l'Italia, aiutano e danno tantissimo. Grazie di cuore. Allora, durante la meditazione non inquadriamo questo Pigi, altrimenti vi distraete, né tantomeno Peppe, altrimenti vi distraete ancora di più, perché sembra un Raul Bova, George Clooney, insomma, le donne poi non capiscono più niente. E inquadriamo soltanto la statua bellissima, regalo di Peppe, per il quale sono profondamente grato, di un sufi danzante, che fa anche un po' eco a Like a Bird, cantata dai nostri amici. Se vedete questo video non in diretta, ripeto che abbiamo visto che la meditazione non può essere guidata, non è una tecnica. Tuttavia la tecnica è quello che guidiamo semplicemente adesso, è un'opportunità, come diceva padre Ballester, per arrivare alla soglia della meditazione. Se siamo molto impauriti, Steve, fai vedere la soglia, immaginiamo, se siamo molto impauriti, il che è umano e non è cattivo, arriveremo alla soglia e ci fermeremo qui. Allora rimarremo nella pratica di una tecnica, ed è buono. Quella pratica della tecnica è scuola, ed è bene impegnarsi in una pratica, in una tecnica. Ma se avremo coraggio, la pratica di una tecnica ci porta a una soglia dove la tecnica non può entrare con noi, e simbolicamente a lasciare le scarpe fuori nel tempio. Lasciare le scarpe sono simbolo del fare, no? Del camminare per le vie del mondo.
Il tempio si entra lasciando le scarpe fuori. È un simbolo. Non è che basta che ti togli le scarpe, sei in meditazione profonda, ovviamente, no? Però è un simbolo di lasciare la tecnica fuori. La tecnica non può entrare con te nella meditazione, ma può condurti alla soglia. Praticare la sola tecnica è buono, ma non è meditazione. Ricordatevelo, dalla scuola alla non scuola. La tecnica serve per portarvi alla meditazione, ma in realtà non esistono tecniche di meditazione. Esistono tecniche, quando sono vere e autentiche, nel migliore dei casi, che vi possono dare l'opportunità di sfiorare l'autentica meditazione. Ma non è in nessuna tecnica la meditazione. Ti sembra strano? Allora vedila così. Conosci una tecnica per amare? Puoi dire, io ora pratico questa tecnica, mi sento in uno stato di amore per la vita. La meditazione è intimità con la vita. È amore per la vita. Come può essere una tecnica? La tecnica riguarda la testa, la meditazione, l'amore, riguarda la parte più profonda di noi. Quindi vi prego di seguire questa semplice meditazione guidata, ricordando che non è meditazione, né la nostra né quella di nessun altro, però è un'opportunità. Allora potrete usare questa guida senza esserne schiavi, allo stesso tempo godervela, ricordando che è un trampolino per tuffarsi nella meditazione, ma per favore non passate la giornata a nuotare sul trampolino. Padre Ballester, tanti anni fa, cui non sarò mai abbastanza grato, mi usò una figura che non vi piacerà molto. Mi diceva: medita come un secchio bucato. Allora uno si potrebbe aspettare la luce intorno alla testa, l'aura viola. Io rimasi un po'. Medita come. Già un secchio non è una bella cosa, no? Diciamo, medita come un secchio bucato pure, cioè manca il secchio, manca un secchio bello, no? E invece è una cosa bellissima, perché, cari amici, un secchio bucato è un secchio che lascia uscire tutta l'immondizia che ha dentro. Però non la spinge fuori, cade via da sé, no? E così vi si sembra brutto, no? Meditate come un secchio bucato, anziché come una sarada locia trascendentale. Meditate come un secchio bucato. Siate semplici, non cercate nulla di straordinario. Questa cosa, anni dopo, ho iniziato a sentire quanto era potente, no? Nella meditazione non ci aggarpiamo a nulla. Ti faccio vedere come perdi l'opportunità di meditare sul serio. Lascio andare, lascio andare. Ah, che pace, che bella sensazione. È proprio quella che voglio. Tac! Cioè, mi aggrappo a una sensazione di pace che subito la trasforma in assenza di pace. Vi prego di vedere la grazia e la leggerezza, come diceva Sant'Agostino, di una farfalla. Se vi si posa sulla mano e chiudete, o vola via o la distruggete. Così ogni volta che io sento: ah, che bella sensazione profonda, voglio andare dentro a questa sensazione, che cosa vuol dire? Vuol dire che ne vuoi di più. Vuol dire che credi che la meditazione sia quella bella sensazione. Allora in quel momento, tac, ti afferri a quella sensazione, a quel senso di pace. Lascia che venga, ma lascia che vada. Non cercare sensazioni belle. Sì, un secchio bucato. Mi sembrerà brutto dirlo, ma può aiutarvi molto più l'immagine di un secchio bucato che delle schiere angeliche e degli stati profondi di coscienza. Non ti aggrappare a nulla, nulla da raggiungere, nessun obiettivo da raggiungere. Fanne semplicemente un gioco. Giochiamo insieme a fare i secchi bucati. Non avrai voglia di essere un secchio più bucato degli altri. Il che ti aiuterà a entrare nella meditazione più profonda, perché non ne fai un fatto di ego, capisci? Sii un semplice secchio bucato e verrà Dio stesso a riempirti. Ora, chiudi tutto, tranne il video dal quale magari segui questo incontro, è banale dirlo, stacca da tutto, se puoi bendati. E non inquadriamo Peppe, se no vi distraete, come abbiamo detto, teniamo l'inquadratura su una bellissima statua Sufi, non date importanza a quello che vedete. Chiudete gli occhi, magari sentite l'audio. Se state guidando, per favore non ascoltate questo video guidando, o anziché una benedizione per gli altri, diventerete pericolosi per gli altri.
Sentite, spegniamo. Vi volete... Vi volete... Dove vi volete sedere? Prova. Stacco, eh. Allora, con calma, siediti, addrizza la schiena, cerca una posizione comoda ma non rigida. E ricorda che se è troppo questione di posizione, sei troppo nel corpo. Tieni semplicemente il corpo rilassato e morbido. E da qui, per qualche ciclo, iniziamo semplicemente a fare delle respirazioni profonde. Lente e profonde. Ancora per qualche ciclo, dedicati soltanto al respiro. Ampio e profondo. Ora riempi al massimo e trattieni solo per una manciata di secondi. Trattengo senza fare gara di apnea, solo per qualche secondo. Mollo. E con tutta la semplicità porto l'attenzione a tutti i suoni che stanno accadendo ora intorno a me. Che io sia in un ambiente rumoroso o silenzioso, poco importa. Importa invece l'attenzione accogliente che rivolgo a ogni suono. Prenditi il tempo. Ascolto ogni suono. Ogni dettaglio di ogni suono. Lascialo essere come è. Ascoltalo in ogni sfumatura di ogni dettaglio di ogni suono. Non vorrei nessun suono diverso da quelli più naturali a quelli apparentemente più innaturali e fastidiosi. Dia ogni suono. Sei libero di accadere. Ti ascolto e ti accolgo. Non vorrei nessun suono diverso da come accade e da come giunge. Accoglienza, non resistenza, spalancano le porte del profondo più di qualsiasi fatica e sforzo.
ogni sfumatura, di ogni dettaglio, di ogni suono. Ascolto e accolgo. In quell'accoglienza cado più giù, nella quiete, il silenzio. Beato silenzio che non è toccato da nessun suono. Accogliendo ogni suono, nessun suono infrange quel silenzio. Con grande semplicità, porta l'attenzione alla tua mano destra. Non cambiarne la posizione, limitati ad accorgerti della tua mano destra, ad ascoltarla da dentro, non a pensarla. Sentine ogni suo dito, la sua posizione, il suo contatto col corpo o con l'altra mano. Percepisci la tua mano destra da dentro. Non volerla neanche rilassare, limitati ad ascoltare. Nell'osservare la mano destra, ogni tensione ne evapora via. Non sono io a farlo, non sono io a volerlo. Osservo semplicemente accadere. Lascia che accada. La mia mano destra è sciolta, morbida, arresa. Lascia che accada. Ora sposta l'attenzione a tutto il braccio destro, fino alla spalla. Percepisci il braccio destro come il volume che riempie la manica del tuo vestito, come spazio che occupa. Non voglio neanche rilassarlo, scioglierlo. Mi limito ad ascoltarlo dentro.
sentirlo vivo, a poterlo percepire. E in quella percezione semplice, accogliente, la profondità accade e il volume che il braccio occupa diviene uno spazio di pace, di resa, di silenzio. Lascia che accada. Ora sposta l'attenzione alla zona delle spalle e del collo. Accorgiti di questa parte del corpo, spalle e corpo. E osservala così com'è. Eventuale contatto con i capelli, con una collanina, col vestito. Limitati ad ascoltare spalle e collo. E come per i suoni prima, accetta ogni sensazione venga da questa parte del corpo, senza volerla manipolare o controllare. Limitati ad ascoltare e ad accogliere. Ogni sensazione che viene da spalle e collo è completamente accolta, così come giunge. In quell'accoglienza, spalle e collo diventano silenzio, quiete profonda. Semplice, abissale, resa. Lascia che accada. Ora sposta l'attenzione a tutto il braccio sinistro fino al polso. Non pensare al braccio sinistro, sentilo da dentro. Non attraverso il pensiero, ma attraverso la coscienza. Percepisci la sua struttura, la sua pelle, lo spazio che occupa, eventuale contatto con i vestiti o con un bracciolo. Limitati a stare col braccio sinistro, così com'è. Non voglio rilassarlo, non voglio fare nulla. Osservo. Lascio che sia. Non vorrei il mio braccio sinistro diverso da come giunge alla mia percezione.
non resistenza, accoglienza. Allora lo spazio che occupa il mio braccio sinistro diviene silenzio esso stesso. Lascia che accada. Quindi scendi dentro la mano sinistra, nella sua posizione, nel contatto con un anello o con un orologio o col corpo o con l'altra mano. Scendi in ogni suo dito, con calma, senti. Resistenza della mano sinistra. Così come giunge al tuo sentire, così è completamente accolta. In quell'accoglienza. La mia mano sinistra diviene essa stessa silenzio. Lascia che accada. Quindi percepisci queste parti non più separate, ma contemporaneamente, mani, braccia, spalle, collo. Percepisci questo anello di rilassamento, di silenzio fisico, come un anello che si propaga sull'acqua in un'onda circolare. Osservalo espandersi a ogni più piccola parte del corpo. Busto, testa, viso, gambe, piedi, schiena, glutei, bacino. Ah. Dalla pianta dei piedi all'apice della testa, percepisco contemporaneamente tutto il corpo. Ascolta. Attraverso la coscienza, non attraverso il pensiero. Percepisci il corpo da dentro, la sua posizione. Contatto con la sedia, con lo sgabello da meditazione o col cuscino. Dedicagli tempo. Percepisci il corpo, il contatto con i vestiti, il volume che occupa. Ogni sensazione che arriva dal corpo è completamente accolta.
in quell'accoglienza, lo spazio che occupa il corpo diviene uno spazio di profonda quiete. Il corpo stesso diviene silenzio. Come sprofondando dentro la sedia, sprofonda dentro il silenzio. Lascia che accada. Beato silenzio. Delicatamente sposta l'attenzione a qualcosa di più fine, al respiro. Osservalo come non fosse il tuo respiro. Lascialo accadere da sé, senza controllarlo, manipolarlo, imbrigliarlo, lasciandolo libero di danzare, un ballo calmo, quieto, ma osservalo. Come una piccola onda sul bagnasciuga che va, viene, quasi impercettibile. Il respiro va e viene. Lo osservo come non fosse il mio. Lo accolgo così come sta accadendo. Lo lascio essere. Così com'è. Nell'andare, nel venire, molla, accogli. Scendi nel silenzio più profondo. Nell'accogliere il respiro, come se qualcosa respirasse me anziché essere io a respirare. In quell'andare, in quel venire. Quasi impercettibile. Scivolano via i pensieri, non importanti. Lasciali essere, lasciali venire, lasciali andare, come il respiro. Nell'andare e venire del respiro si quieta, rallenta. Nell'andare e venire dei pensieri si quietano, rallentano. Lascia che accada.
Silenzio. Accogliendo suoni, fisicità, pensieri e emozioni. Non vorrei questo momento diverso da come accade. In quella accoglienza, profonda quiete. In quella profonda quiete, abissali silenzi. Riposa in essi.
lentamente. Riporta l'attenzione al corpo. Risenti le braccia, le gambe, il busto, l'albergo che ti ospita su questa meravigliosa terra. Fai un'ispirazione profonda, lasciando uscire, apri le mani. E a tuo modo, spontaneamente, senza una tecnica esatta, offri, dona, espandi. Poiché tutto ciò che migliora solo te, soltanto ti peggiora. Tutto ciò che serve solo a te ti abbatte. Offri, dona, espandi. Per ogni cosa, visibile e non visibile. Per tutti gli esseri, visibili e non visibili. Sia questo piccolo me, un umile strumento, nelle mani luminose e amorevoli dei maestri. A tuo modo, ringrazia. Grazie. Muovi le dita dei piedi, delle mani. Stiracchiati, sbadiglia. Prenditi tutto il tempo. Allora, attenzione agli occhi perché riaccendiamo la luce. Abbiate pazienza. Ma Luigi, chiama per favore Jack. Cari amici, ricordandovi che oltre le apparenti distanze vi vogliamo un gran bene, vi abbracciamo con amore, insieme a tutti questi amici che si vedono, ma anche insieme a tanti amici che non si vedono. Arrivederci a tutti.